Come può una società ordinaria come una SRL diventare una startup innovativa? Startup lo si può anche diventare. Una comune società può infatti trasformarsi in una startup innovativa. Questo significa che se tu hai già una società, ad esempio una SRL, la puoi far diventare in ogni momento una startup innovativa, a condizione che di questa ne possiedi i requisiti. Tra i benefici dell'essere startup c'è soprattutto un'ampia deduzione fiscale sulle quote di capitale sociale versato. In questo modo puoi investire nel tuo progetto a costo zero. E l'esenzione da imposte di bollo e contributi alla Camera di Commercio. A conti fatti è un notevole risparmio, cui si aggiungono altre agevolazioni lavoristiche. Ma che cos'è una startup e quali sono le condizioni per trasformare una società in startup? Beh, vediamoli insieme in questo video. Quando si parla di startup innovativa, o in modo più semplice startup, non ci si riferisce ad una forma specifica di società, ma piuttosto ad una SRL, ad una SPA o una cooperativa con determinate caratteristiche. Il primo elemento che caratterizza le startup è il suo oggetto sociale. Infatti è proprio da esso che si deve vincere la sussistenza delle caratteristiche di innovatività del business, cioè il commercio di prodotti e servizi innovativi e ad alto valore tecnologico. Il secondo elemento, più ostico in termini di trasformazione, è che la startup nel corso dei 5 anni, quindi anche prima dell'acquisizione del requisito, non deve distribuire o aver distribuito utili. Il terzo requisito è il mancato superamento di 5 milioni di fatturato. Oltre ai prerequisiti di cui ti ho appena parlato, esistono tre ulteriori requisiti qualificanti alternativi tra loro, che rispettivamente sono: le spese di ricerca e sviluppo non possono essere inferiori al 15% del maggior valore tra il costo e il valore totale della produzione, quindi le lettere A, le lettere B e le lettere A del conto economico. Almeno un terzo dei dipendenti e collaboratori deve aver acquisito i titoli di studio avanzati. O ancora, deve essere titolare, licenziataria o depositaria di un titolo di privativa industriale, come ad esempio un brevetto, relativo a un'invenzione industriale. Diventare startup non è difficile ed è possibile trasformare una società già esistente in startup, a patto però che non sia stata costituita in conseguenza di un'operazione straordinaria di fusione o scissione e non derivi da una cessione di azienda o di ramo di azienda. Una società che si deve evolvere in startup deve fare in modo di possedere, prima della trasformazione stessa, tutti i requisiti delle comuni startup che ti ho appena indicato, impegnandosi nello stesso tempo a non superare 5 milioni di fatturato e a non distribuire utili per tutto il tempo in cui resta startup. E, oltre a non distribuire utili per tutto il periodo di startup, non deve nemmeno aver distribuito utili prima, a partire quindi dal momento della sua costituzione. E infine, non deve essere stata costituita da più di 5 anni, ovvero 60 mesi prima. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti, la società deve iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, adeguando laddove necessario i contenuti dell'oggetto sociale e dello statuto anche in termini di apertura a tutte le opportunità offerte dalle start-up e procedendo ad inoltrare il fascicolo al registro imprese. In alternativa, l'adempimento può essere eseguito da un notaio o altro professionista appositamente incaricato oppure dagli stessi soci.